Odol. Hey, your ears for an day. Dove sta? Non c'è manco mezzo barilotto. Ma dove sta? Nave? 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 Onde stai? È che ce l'avevo davanti agli occhi, non lo vedrò. Ma guarda se dov'era, ma veramente dovevo togliere gli occhi. Non c'ho gli occhi. Missione comando nuovi diavoli. Ma c'ho la vista fatta di prosciutto e merda. Ah, ti ho aperto nelle mie orecchie, mettiti zitto. A posto. Dove la poggia della leva aperta. Mi sono incastrato. Signori del Eram. Signori dell'Aram. Ok, andiamo avanti. Allora, cosa vende lei, buon uomo? C'è Gibbs? Pitture per la faccia. Jack, you're a slightly ethereal sight for sore eyes. Still, I can't help noticing a particular trinket is somewhat conspicuous by its absence. That's because Jones and his new friends still have it. Seems he used it in some sort of ritual before escaping back to the Dutchman. Extremely ungentlemanly behavior, of which I Io non sento le voci. Ora le sento. Anche a me ci è voluto un po' per sentirlo. Did plan to sail to the Seora Dams just as you did, to take it over and destroy the ferryman. And if that happens, only pirates who swear an oath to Jones will be allowed back from the land of the dead. But that means he controls everything. It'll be the end of this place for sure. And what are we supposed to do about all this? Jones has a whole fleet now. We don't even have a ship. Well, I, for one, intend to get my treasure back. Even if I have to swim for it. Fortuitously, there's a speedier alternative available. You, I'm commandeering your vessel and all who sail aboard her for essential pirate business. Besides, you've got as much of a score to sell with Jones as I. Aye, it may be a lost cause. But if anyone can win a fight for pirates, it'll be Sea of Thieves pirates. Ah, still, there's a mighty bit of ocean to cover, and we've only one ship. Where would we start? The doorway to the Sea of the Damned was opened from this world, and now it must be closed the same way. But to find it, we need something special. Something touched by the hand of David Jones. But we ain't got nothing what belongs to Jones. The safety holes in our pockets, that is. Wrong. I have something. Thought I might use it to open up a coconut. Well, now that we have our heading, it's time we set sail. Meet me in your ship's cabin, where I shall be hard at work strategizing a strategy. And then forth we shall sally. Savvy? Comprende? And we'll see if Comprende. We can muster up some help at the outpost. Good fortune, and a fair wind to us all. Go. This is the last chance to stop Davy Jones. Ma cosa fa il bastone? If we do not put an da me è fermo il bastone. Da me lo stava muovendo con senza mani. È vero, lo vedo. Da te. È tornata. Andiamo. Storia abbasurda ricevuta. Abbasurda. Pazzesca. Allora, ma che cazzo? Vai, è passato un cammello.
I capelli fanno quel rumore. Io sì, giuro. Ma che cazzo di gambe li vedi? No, io sono stato in Antartide e facevano così i cammelli. Non credo che quelli siano cammelli. Perché avevano un po' freddo. Però se ci vuole usare da Dio, eh. Vado a razziare quest'isola, però prima. Per non fottere Davy Jones ci serviranno delle palle. Ma basta che prendi le compri. Sono stronzo, scusa. Ma ce ne sono 50 almeno. Ci può. Se lo si procura. Fai il cannone, fai prima a comprarli. Questa è la missione. Te metti. Avissi manda. Non ci voglio vedere, sono scivolato. Le ass. Sempre importance le ass. Dove sarà una vera e propria battaglia o farà come le altre? Beh, l'altra volta abbiamo anche. Cioè non proprio Davy Jones, però abbiamo combattuto. Ma non eravamo nella nostra barca, eravamo in una barca del traghettatore la scorsa, oppure eravamo nella barca di Davy Jones a combattere gli scheletri. Non siamo mai stati con la nostra barca a combattere contro l'olandese. Questo è vero. Ok, io il cibo me lo sono procurato, ne ho abbastanza. Se vuoi procurarti delle palle di cannone, io mi procuro le assi. Tanto non dovrebbero costare tantissimo. When we win, we'll celebrate the day. Un po' di cibo ce l'abbiamo, abbiamo 19 banane e 7 cocchi. Dov'è sei, tizio? Eccoci qui. Tutte. Scopri le merci, scopri risorse e merci. Ah, ma c'è quello completo, costa 17.000, ma sti cazzi. Lo compro io. Ma è tantissimo 17.000. Sti cazzi, non li spenderò mai 17.000. L'ho comprati, ma dov'è? Come l'ha messo? Hello? Scammato? L'ho pagato. Ecco, ho pagato altre cose, non ho capito. No, cassa di stoccaggio. Auto stock, check out back later. Perché l'ho comprato. Ma dove sta? Io ho premuto Fuddy al grappa della nave. Ah, l'ho ottenuta. Dovevo premere F su di lei. No, Jack. What's up? Questa nave è minacciosa. Ma non ci voglio credere, ma è una cassa vuota. Ma che cazzo serve? Ma è una cassa di stoccaggio, ma è vuota. Bella hahada. Compra le palle tu che io compro quelle di cosa. Ma in realtà ne abbiamo 50. Assi di assi? No, palle. E 50 sembrano un po' pochine, boh. Ci dobbiamo. Come 54 palle di cannone. Te dan 50 nella cosa? No, no, quello che hai detto tu. C'erano 50 ma si refreshano quelle. Ne ha dato di stoccaggio. Ma no, la casa di stoccaggio sì. No, io intendevo quelle la. Di come si chiamano delle missioni, si refreshano con le missioni. Ah, more. Le assi, quanti ne abbiamo di assi? Ma ci abbiamo solo 29, anzi ho 33 adesso. Think of your old pal Jack, if you... non lo so, vabbè, partiamo, casomai facciamo una cagata. Ok.
Un tesoro come nessun altro. Ok. Quel tesoro può portarci tra i mondi. Mi ha parlato e mi ha chiamato qui, così lontano da casa. Ma questi non sono i miei mari, sono venuto in un luogo dove le nostre storie possono vivere per sempre. Guarda, abbiamo una nave in quest'isola. Mentre io ritrovo le forze, i venti sussurrano, mi insegnano canti di dolore. Mi parlano del destino dell'astuto Jake. Mi avvertono che la marea sta cambiando. Dolori gemelli uniti si contorcono. Chissà dove dobbiamo andare, Samuel. Odio per la libertà che hanno dimenticato. I mari di Sea of Thieves sono nati da un'idea. La vera vita da pirata, essere liberi per sempre. Una volta che i pirati trasformarono quell'idea in realtà, attirarono altri che volevano la libertà. Ora devono combattere per salvare la vita da pirata. Usando il potere del tesoro, la Fratellanza Oscura rivendicherà il mare dei dannati per sempre. Diventeranno signori del mare, è già iniziato. Cerca nel cielo la visione di Davy Jones, sotto la sua nube, la tua destinazione, il tuo destino. Ah, vedi? Infatti te l'ho detto, se mi stessavi ad ascoltare. Chissà dove dobbiamo andare. Ma va là, secondo me dobbiamo andare tutto a destra. Qui abbiamo tolta già la fessa? No. No. Ah, no. Vedi questo coso, io comprerò quello che c'ha gatto. È tutto dorato con la spada conficcata nel mezzo, mi piace. Vai, a tutta birra. Ma che cazzo? Ci voglio credere, abbiamo toccato il dietro, ma veramente. Sì, gli ho già fatto un buco. Ma... a posto. Fortuna ha comprato la cassa di altre asse, almeno se facciamo danni. Che te in inglese, va bene. Vabbè, quelle di ieri un paio erano in inglese. Oh oh oh. Non sono al timone, quindi stai attento tu. Ora siamo contro vento, che bello. Siamo più veloci contro vento, almeno quello mi dà una soddisfazione. My first came. All that mattered was escaping Jones's wrath. Never occurred to me this might be a place worth running toward. What gives is right. Pirates here are different. They don't just fight for gold, power. They fight for freedom to choose. And that's the freedom no one can ever. Stavamo un'altra nave qui nei paraggi che è scomparsa. We have a war to win and a sea to save. Uno sloop di scheletri. Noi ce ne sbattiamo dopo. Ho. Beh, Jack, tu guardi me, io guardo te, dai. Come in mare. Oh oh oh, a pirate life on me. Dai. Ho smesso di guardarmi, Jack. Io e la mia spada rossa. Sta cosa non ho mai fatto. Di
il trucco. No, l'ho lisciata la scaletta. Peccato. E siamo contro Mento. Ah, ci sono gli occhi. Ci ha visti, vuol dire. La possibilità delle possibilità. Venga, sei do. Oh, ci scaglia un fulmine. Terremoto? Cos'è? Si hanno nuvola giusta. Sta uscendo qualcosa dall'acqua. È una montagna. Un castello. Che cazzo? Le streghe delle sirene. E lo sai che può essere? Effettivamente sembra quella che c'era sul tappo della seconda missione. Sì, è vero. A destra abbiamo navi da pirata, fantasma, che si stanno teletrasportando. Beh, molto bene. E per molto bene andiamo molto male. Preparate i cannoni. Arcadero. Oh madonna. Nuove balle. Sono troppe persone. Stop. Presa. Acqua. Dimmi. Siamo un po' troppo male. Com'è che sto provando ad andarci dietro, ma sono veramente molto veloci. Pepe. Oh cazzo, questi ci prendono con noi. Liscio. Liscio. Ma che paura, io che mi si è azzeccato davanti. Sì. Jack. Ce ne abbiamo uno lì a sinistra se riesco a raggiungerlo. One by one. The dead shall join. Ma quello è un barile esplosivo di... A destra, a destra, a destra, a destra. E se c'è a destra? Spara, Jack. So di feccia. Facci tu a Jack. Ma sono ancora a destra, no? Sono le palle. Aia. Hanno nettato la nave. Bene però. Minchia quanti barili che fanno boom. Ho capito come facciamo.
non ci arriva. Che le provviste potrebbero servirci, guarda. More ships need my call. Sono andato dove girano i fantasmi, diventano. Sono diventati appagati. Lugazzi! Gli è esploso tutto il buco del culo. Poi. Non ho rotto il timone, aspetta che lo riparo. Ah, con tre colpi vanno giù. Ah, ma allora. Ah, ho usato due colpi a questa. Okay. Però Struz! Well, no. Struz! Ok, andiamo a senso, senso. Vai, Jack, ho più delle palle. Vedi se ci sono fuori, che ci hanno colpito almeno due volte. Sì. In my day, pirates were not so arrogant. A husk of wood and metal is all that stands between you and the icy depths. Yet, you claim mastery over the sea, oh. Vorrei prendere questa roba dove vanno i fantasmi. Mi sto raddrizzando. L'ho preso. Raccogli i gas. Vediamo quando la roba ci è. Trenta palle e un po' da mangiare. Non male. Dobbiamo fare, non ho capito. Rompere quei sirenoni che sono usciti dall'acqua. Wow! Ho perso lo scoglio. Porca bestia, l'ho proprio in faccia. Non l'ho visto, vado a riparare. Mi sparo. Ma non sono lontano. Non sono lontano. È che ti devi sparare? Ma devo sparare le cose, non lo so. Io ho capito, mi sparo. A sta baby. Nave. Passa attraverso, vero? No, mi segno. Brava nave. Che brillava di vita, brillare. Mi ha subito un danno. C'è dell'acqua qui. Due buchi. Non sto controllando la nave, quindi tieni occhio, Per essere messo lì devo andare contro questa statua di merda. Ecco, magari. Ce ne abbiamo due dietro. Non so se possiamo sparargli ora che. Devo entrare nel coso. Nel raggio rosso. Non lo so, diciamo che il rosso non è il mio colore preferito. Giro intorno a questo. Sta rompendo pian piano la nave. Ho scaricato, sono stupido. Troppo
stiamo girando troppo. Lo so, Samuel, ma io sto riparando. Riparo sotto o affondiamo? Ce l'ho con te, infatti. Che questo viene considerato come mare oltre confini. Devo rigirare. When this is over, the ferryman will fall by my claw. Oh cazzo. Avevo proprio in mezzo alle balle, dovevi metterti. No, staccati, staccati! Diciamo, prima a toglierci un po' di navi dalle palle, perché ce l'abbiamo dietro e ci continuano a rompere. Sto andando contro uno scoglio. Cazzo. You can always choose eternity aboard the Dutchman. Nothing but a dream from which you soon shall wake up. Quanto ci sta a rompersi? Oh, finalmente. Vuoi riparare sotto per farmi favore? Non c'era di rotto sotto. Primo qua? O era sotto? E io devo girare. E abbiamo ancora un altro da fare. Lo so. Ed è difeso da un botto di navi. Non puoi nemmeno sparare che c'è Jack, rompe che cazzo. No, in realtà puoi potergli il cannone. E fottiglielo perché stiamo. Gli passo a destra, non ha senso, lo sai. The pirate life is nothing but a dream from which. Oh cazzo, stavo per andare fuori nave. No, non voglio. Devo rallentare. Oh,
Ok. Ok. Ti prendi un attimo il timone. Calla, si sono gradi di fuso. Point salvato. Jack Sparrow! Do you finally recognize the hopelessness of your predicament? Much as I hate certain creatures told Squidbeard up there, he does have a point. We are becoming significantly outnumbered. Che cacchio è che sta spuntando all'acqua? That one light still shines in the darkness. The sea of the damned is a land of altre. Questa è la... Oh mamma. Tiene tre adesso. Sappiamo insieme che la nostra nave dovrà riuscire a... Quindi dobbiamo romperle o no? Non ho capito. Sì. Infatti abbiamo anche la perla ora, insieme. Andiamo a quella lì. Dietro di noi, se ci riusciamo. Allora, viene sbloccato il tocco del destino. Sono un botto concentrato perché siamo in una slurp e quindi... combattere non è molto facile. Fissa di mammita. Oh, l'uomo cozzola! Che ci fai qua? Ma di vai via dalla mia nave. Tu di cazzo. Oh, cozzola di merda. Che fanno l'abbordaggio adesso. Devastating ore! My dear Calypso, I sent you to your death! Mi volevo affiancare meglio, però. Non so se c'è il la portata. Eh no, ci arrivo, non la inquadro neanche, pare. Sirens are a powerful ally! Claro. Aiuto! Sotto in cambusa! Manca una palla! Vabbè! Ancora uomo cozzo la prima. Cosa pensi di fare uomo cozzo? Dove stiamo andando noi qua? Ho riparato sotto, è tutto a sinistra. C'è una roba che brilla tra l'altro. Non so se riesco a prenderla. No. Forse sì. Niente. Devo stare l'ultimo rimasto. Ah, ma non lo sta già rompendo la stanza, forse ce la fa. Vai perla! Forza! Fai il buciaccio! Cosa dite? Questa
a saperlo prima non portavamo né da mangiare né niente, guarda. Dove c'erano sti rifornimenti OP. Uomo cozzola, ma ce la smetti di essere cozzolaro? Cosa di mammi, dai. Che è, sucate una cozzola. E su qui ti la una cozzola. The final. Ah, le lasciate a metà. Andiamo a massima velocità. As you can see, two worlds are becoming one. You've some repairs to make, haven't you? Non hai delle riparazioni da fare, ma fatti cazzi tuoi, devi cazzo. Why worry? You face a pirate's destiny. To die at sea. Non venire verso di noi, non lo fare. Ma non ci posso attraverso, che c'è prega. Non è quello che ci spara poi se ci attraversa. Ciao. Entra dentro. No. Spara, inizia a sparare. Oh, il tizio elettrico. 5. Mi viene la palla. Guarda che non mi piace che l'ha messa qua. Oh, tizio zero. Com'è? Bocca sorda. Ah, di ZZ. Olè. Mille. Così, d'amblè. Me ne stanno andando le navi. Sì. Cagati. Con la ricchezza sbloccata, il mare insorge. End this madness, David Jones. Lincio. Calypso. This is a new world, Davy Jones. You are bound to no aught upon these waters. The Flying Dutchman need not chain you here. I knew you as a pirate. A man who was not afraid of him own heart. Out here, that man can live again. Come back to me. Hey. No, the point of no return is long since past. We are at war. Siamo in guerra. Battlefield 2042. Begin with words. I call for parley, David Jones. Mi appello al parley. Parley. Ora sei un pirata, Alipso. According to the code set down by Morgan and Bartholomew. Do you not see my sweet Calypso? You cannot invoke me, because my dear, non sei un pirata, vedi? You are not Calypso culo. You are a monster, as am I. Then the man I love is truly. Yeah, it's truly did. And no one shall be left to mourn his passing. Do you see where your courage has led you, Jack Sparrow? You and your friends shall die here alone. Ma non è la perla, è quella del traghettatore. Qual è la perla? Quello che è fantasma. E chi la comanda? È Jake, lì che qua. Finalmente si trova. Pendragon! Che è quello con la spada dell'anima là.
Ed Wild cazzo rosa. Ciao! La Wild Rose, che bella! Sono tutti quelli delle storie assurde. Quella delle costellazioni che non abbiamo mai completato. Bello, 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 bello. Jack, discorso, discorso. Basta tutto qua, eh? Appendiamoli tutti. Andiamo. Lo scarno, probabilmente. Ma noi siamo un nuovo arrivato qua, con tutte le navi enormi. E poi ci siamo noi. Oddio. Ci penetra. Ma ne voglio un di più di tre questo. Danno quelli più la perla tu. Prendo attraverso. Hai colpito Wild Rose. Ho visto. Ehi! Quelle nemiche andiamo a tutta birra però. Aia, mi ha preso. Chi ha inventato sto parle? Sicuramente è un francese. Stavamo tagliando la perla, effettivamente. Stavo inseguendo quelle navi, ma sono abbastanza distante, non riusciamo a raggiungerla. Quando lo tutti lo stesso giro, quindi se stiamo con una perla beccavamo anche lui. Ora invertiamo il giro. Ora è qua a destra la perla. Vabbè, io voglio andare incontro alle persone così. Diciamo, noi il giro opposto a loro. Aiuto! Gli scogli, gli scogli, gli scogli, gli scogli, gli scogli, gli scogli. Dimmi che non lo prendo, lo prendo, lo prendo. Non lo prendi. Ah, ripari, ripari. No, no, perché era girato? Perché non lo prendo questo scoglio a destra. Riesco a non prenderlo. Il prossimo, il prossimo. Quanto ci stanno a morire? Ah, sono uscito fuori rotta e non prendo lo scoglio. Ah, c'era una cassa.
Ho lontanato un po' troppo, mi sa. Pollo pregnati, mammi. Dai, fanno una affondata, aggiunto al diario. Ah, buon per loro che l'hanno affondata. Noi non c'entriamo niente in tutto ciò. Un'altra l'hanno affondata. Per pochissimo Totoro controllare salto per favore, non tre la forma non ho trovato, non voglio la bottiglia con il la porca. Checkpoint raggiunto, hanno potuto loro dire. L'abbiamo girato a cazzo di cane. Quindi adesso che fammo? Dimmi che combattiamo David Jones. Ci viene sbloccata il capitano del passato. Nel pinnaro tra... Oh, possiamo entrare lì dentro. Dentro le spine. E dai, eh. Cioè, dove sarà l'entrata? Ah, mi devi diminuire la velocità della nave, sennò prendo qualcosa. No, ma ci sono altre navi fantasma. Ho detto di ben entrare, se la farà la perla e tutti gli altri. Quindi anche Jack ha detto, now you can get inside. E questa nave? C'era rimasta incastrata. Non è tanto distruggerlo, se sapessi dove si entra. E lo so, ora ci entriamo, Jack. Ancora. Non dobbiamo prenderlo lo scoglio, siamo abbastanza lenti. Quello che lontanissimo, caduto, l'abbiamo da lì. Poi voglio anche i libri qua, devi fare questa missione un dito al culo. Io sono i libri. Giro. Ah, inizio a sapessi dove era. Uno such. Vabbè, se ci sono. Sono alcuni. Ci sono alcuni da loro. Sembra una torcia. No. Oh, un libro. Sto facendo il giro dall'altra parte. Uno di uno però qua mi dice.
Ma questa già l'abbiamo letta. Che era quello lì. Oh, un altro libro. Dove stai? Un po' sopra. Ok, siamo a 12.5. No, sono caduto giù, io credo. Ho sbattuto su qualcosa. We'll be fine, mate. Just get inside that fire. Sono caduto come te. Ma che cazzo, ma sono andato un po' indietro e mi è scivolato. Signorina, oh, no. Le golle banane, guarda. Devo andare nella cascata. Sono caduto. Did you think I let my spire? What is it that you hope to accomplish? Ma questa posto della gamba c'ha una pala. Ti aspetto dove c'è l'altro libro che ho trovato. Tu hai dato un'altra occhiata nel dubbio, no? Hello? Amu? Dimmi. Ho detto, ti ho fatto una domanda, tu non mi hai risposto. Ti ho chiesto. Io ho trovato quel libro. Tu ne hai dato un'altra occhiata, insomma, e c'erano altri, giusto? Sì, no, dai, sto guardando intorno anch'io, sì. Oh. Dobbiamo fare qui. Ne qua un altro. Ma dove manda? Ah, di qui. Ecco l'ultimo. Cinque di 5. Ricompensa completato. Cinque di 5, tab.
che leggi tutti i generi scritti da un pirata abbandonato. Leggi tutti i generi scritti da un primo ufficiale disperato. Ma quella è Fratellanza Oscura. Ok, ora ci mancano i... le leggi, i diari scritti da Capitan Jack Sparrow. Immagino che più avanti, però. Eh? Tu l'hai visto? Ho premuto tab quando mi è uscito scritto okay. Hai completato. Quindi ancora dobbiamo cercare altri diari. Ma credo c'è uno più avanti, non più in questa zona. Questo lo conosco, sto faccia di culo. Oh, Beckett! La memmita! Lascialo stare, fantasma di merda. A che punto? Ah! Doloro! Mancia! Ah! Mi hanno atterrato! Magna, magna! Ancora! Ancora! Aia, che è? Bastardo! E poi scappi! Stronzo. Aia. Bocca sorda. Vado a mangiare. No, brutto, no. Non vede trasportate infami. Ai, ai. Cosa di mammita. Aia. Oh, porta merda, non ho più da mangiare. Nemmeno io da un po'. È morto. Non ci sono riuscito a resuscitarti. Ma daccela un po' di cibo, pezzo di sterco. Siete coglioni, la faccio rispondere subito, che fastidio. È quello normale. E forza, apri questa porta. Oh, grazie. Una scala che non esiste, ragazzi. Una scala fantasma. La solita. Ehi, ehi, fai dei pari. No, 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 raccogli la chiave. La chiave, la chiave. I can sense it. Medaglione. Sì. It's just good. Il destino del morto.
Corri alla nave. Va bene, corri alla nave. Oh, come on, mi da. Gulassare. Dov'è la nostra nave? 8 ore d'ora, 8. Eccolo. Ma sta girando, mi sa che ho lasciato il timone. È impossibile. Se posizionato e basta. È scomparsa la nave davanti a noi. Amore, piena la gambusa. Per colpa del fatto che piove. Colpa del fatto che è piove. Piena, non c'è più niente, scusa. Perché ci sono due secchiate, proprio le piene. Ma l'olandese è la nave più forte di tutti i mari. E ha ancora il suo capitano. Quindi dobbiamo fotterti l'olandese. Non è Italia. Chiamo a merda. Ah, siamo, quindi siamo bravi. Siamo posti. Bravo. È buono, dicono. Grazie per l'aggiornamento, non serviva però grazie. Io ho scoglionato da poco. Lolo. C'è una canzone che è altissima ogni tanto, tipo adesso. Non avrò bisogno di un Kraken. A meno male che non hai bisogno, bravo. Niente Jack, ok. Non ti preoccupare. Oh. Chi è che ci spara? Eccolo l'olandese. Questo singhiozzo lo denuncio, eh? Allora. Comunque ci informano. Tu sei letto la chat che siamo 2-1 in Italia. L'hai anche letto tu, Ah, ecco, non sapevo se avevi sentito. Mi dicono che è buono. Perché... mi dicono. Ok, per me può anche perdere. Prepara i cannoni. Orta Merkel, ma ci ha rotto semplicemente con una andata di potenza. Bravissima! Andese! Cambecca! Hanno già finito? La mia domanda è quello, hanno già finito? Partita, ho ancora in corso. Ecco. Non lo so, che iniziamo alle 20. In realtà l'abbiamo girato sul Italia 1 ed erano. C'era ancora la Svizzera che stava combattendo contro la fa. Quella là che sta vicino al Portogallo. La Spagna. Sì. Vale. Porco. Ah, visto i tassi oggi. A me ha fatto malissimo. Mia fissima. È morto solo. Arrivo io. No, mi hanno spostato. Ai. You have yet to face my true. Come sono? Che lanterna? Non sembra verde, no? È bella, però ma è... No, rispetto agli altri non ci azzecca un cazzo. È base, bella. Bella ma non balla. Traghettatore. Scendendo questo galeone, grazie. No, cosa ci hanno rotto? Ci hanno rotto il timone, ecco perché giro lento. Yabadabadu. Dai, prenderò la pizza. No, Valderoso. Ma è fin anche lei, no? Vedi? Ah, ok. Sono tutti fantasci, me.
C'è una lotta ancora. Viva papporobo. Adoia. Sono il giro opposto di che stanno facendo loro. Dall'olandese come tenta di prenderci. Poi il costante suono dell'ancora nelle orecchie. Sono abbastanza sicuro che non dovrei averlo. Tu dici? Andiamo con il rifornimento fantasma. Ma l'ho preso, l'ho palesemente preso. Ma dai! Ma dove stiamo andando tutto questo? Non stavo girando io. Mentre che torniamo lì vado a prendermi le palle di vanno. Avermi le mani volevo dire, perché la palla di vanno? Gandhi diceva sempre, lavatevi le mani con le palle di cannone. Ma l'ho preso! Ma dai! Prendi quello. Ma quello l'ho proprio lisciato. Svegna. È tu pilota che io stavolta sparo, voglio sparare un po' io. Preparate a raise the cask. Sta andando verso gli scogli. Lo so, sto girando e vabbè. Ormai passa attraverso quei due. Non ce la fai a girare e evitare quello destro. Abbiamo toccato. Olandese, ti vengo addosso. Quant'è vero che mi chiamo Ciro? Hanno rotto tutto. Che hai visto l'olandese? Riusciamo a raggiungerlo. Passo in mezzo a questo scoglio. Ha detto di verso sinistra, verso sinistra, verso sinistra, ci sono sotto. No, lo so, lo so. Aspie, fammi passare lo scoglio. Bom, e ci rompono la nave. Oh no, ci hanno tirato una palla e ci dà sui cannoni.
Quanto è difficile tirare giù un cannone. Oh, però che con Wazda va più veloce. Siamo sempre dietro all'olandese, non riusciamo a prenderlo mai. Prepararsi a calare l'angolo, beh. Sì, questo. Quello che usano per richiamare il Kraken lo usano per danneggiarci la nave. Cannone. Ah, this is all. Dritto sullo scoglio. No, porca troia, già siamo allagati. Mi servi tu! Addirittura. Abbastanza buono. Che cosa succede? Ma che cazzo ho visto? Lascia sta cosa, ma che cazzo stai a prenderla? You'll not survive much longer. Watch out, Henning! Oh, Jack, attenzione alla direzione, vedi che qua ha problemi tecnici, riprenderemo a breve la trasmissione. Non si vedeva. Se ti attraverso senza permesso, però. Andiamo, dai. Non mi prendere, ma perché ce l'ha con me? Cioè con noi. Ci sono altre navi da colpire. Siamo tutti da qui vicino, noi, in direzione questa. Fissi sorda. Vedi. Posto? Oh, olandese merda. Dovevo chiamare olandese a fondare. Jake.
It's not a siren song or a precious treasure. È amore, l'amore per la libertà. Love for freedom. A love free and harmful. It will not end like that. I will not be defeated. Nor by a treacherous sea hag. Nor by a wretched sentimental pack of pirates. But never, ever. My Jack Sparrow! E me? No, ho vinto! Ci sono di tutti! Liberté! Parle! Loredana Bertè! Se ne sta calando il pennone qua! Noi siamo in anticipo. Vediamo se trovo un isoffio. Ah, si sorve. Questo è uno di ricerca, non mi piace. Bella perla questa. Ah, qua, eccolo qua. Voglio salire sulla perla. Hai la vegina? Nave di merda. La perla nera, mica fantasma ora. È vero, mi ci schianto addosso. Ci ho diminuito il livello apposta. Di cosa dobbiamo fare? Bravo, tiraci. Per me, dopo salgo. Buonasera. Doing of the merfolk, truth be told. They're quite marvelous creatures here. Oh, well then. I'll take my copy. Qui c'è un diario del capitano. Faccio un altro. If you don't mind. Dove sei? Prua. What happened to Jones? And what about the treasure we saw? C'è uno nella cabina del capitano. Young man, I have questions are about to be quite conclusive. Vediamo se ce n'è uno sopra. Sì, uno ce n'è sopra. Sotto. Due ce n'è sopra. Dove l'hai visto l'altro? Non l'ho visto. Qua, guarda. A caso non l'ho visto. Manca uno. Tra sotto. E qua, qua. Oh, il cazzo. Sto ignorando tutti, sto ignorando. I misjudged you, King Sparrow, and acted rashly. Such was my desire to prevent calamity. Your captains of the damned have shown great courage. Mi ha dato una seconda possibilità nella vita da pirata. Quindi li ha liberati. Espressa. Ma sono tutti veri, Jack è vero, Rose è vero, questo è ancora finto, allora pure.
that entitles us to public adoration, free refreshments, and some grand adventures out and about on this freshly saved Sea of Thieves. Where do we start? Remember, Jack, you made her a promise. Ah, I'm afraid Tia Dawn was correct. I have some unfinished business that must, unfortunately, take precedent over any revelry in the immediate futurity. Be that as it may, Jack, we're still a bit short-handed. Excellent point. Our next destination lies beyond the horizon. Any pirates, formerly deceased or otherwise, who wish to throw themselves headlong into grand fun, battling unknown perils, are welcome to join the crew of the Black Pearl. That's a tempting offer, Captain, but my place is here. Protecting the Sea of Thieves from the likes of... E Pendragon non resta qua. E se n'è andato. Quello non so chi è, immagino quello delle stelle. Quello delle stelle non abbiamo fatto. Ciao. Rosa, che fai? Sign me up. Lei ci sta, che cazzo gliene fotte a lei? If I'd let you sail off without me. I suppose you and I should part ways for now. After all, someone needs to stay. Minchia, George, c'è proprio la faccia di me. Trust me, I will return, mate. Tornerò, o non mi chiamo. Well, you know the rest. No, dovevi dire Capitan Jack Sparrow. We've got a horizon to cross. Get that anchor raised. Hands to braces. And someone, cerchiamo l'ultimo libro. E da mezz'ora lo sto cercando qua sotto. Lo trovo. Provato. Ah, cazzo, non l'ho notato. 5. E così abbiamo finito. Dovrete vedere l'anca. Durante la storia astuto per la lanza oscura. Ah, no, questo è per la lanza oscura. Ah, in diario da pirata è 20, eh. Sì, ma non capisco da dove andare qua prima. Sì, ok. I eventi speciali. No. Compense regolari. No. Che cazzo è? Le giornaliere. No. Eventi, devi andare. Fino a qui. Eventi speciali. No. Ah, ecco, le protagoniste della storia stravagante. Questa, no. Le prove. Prove del mare. Prove di avventura, prove di esplorazione, prove di avventura. Storie assurde, ho trovato. Ok, ok, storie assurde. Che logo marino. Signori del mare. Non vedo storia assurda. Eccolo qui, storia di vita da pirata, difensore della vita da pirata. Completa la storia assurda, signori del mare. E qua la completiamo. Configge le navi della flotta della flottante di Davy Jones. 4 su 20. Distruggi le statue 5 su 10. Ma le 5 su 10 basta rifarle un'altra volta. Completa signori del mare. Che è questo? Appena finisce ci dà questo. Che credo che ci dobbiamo andare via dal cazzo. E loro vanno. Ma questo scafo è bellissimo. Come te lo danno? E quando finisci tutto. E andiamo. Credo che ci dobbiamo levare via dal cazzo. Completo tra le rapinte delle storie assurde si ottimizza da pirata. Ah, che faccia da quando compiti tutto. Faccio da riuscendo signori del mare. Ah, quindi appena completiamo ci hanno lo scafo. No, questo non è vero, questo è dove. Andiamo a uscire dal sbagliato. Ciao Jack, è stato un piacere. Mocca sorda. Astaso. Andiamo. Aspetta. Ciao Gibbs. Ora posso andare. Sì, comprendo. Oh! Sta andando da solo la nave, mannaggia! Sì, ma non... siamo fermi, sì. Oh!
ho, yo ho, a pirate's life for me. Bello, cazzo! Bravi. Fare le moto di saluto, ah, come era la moto di merda. Esulto! Sì! Che è diventata d'oro? Sì, ma è brutta d'oro, la voglio nera di nuovo. Si scandono verso quelle rocce adesso. Ah, oh, cocchio! Evitate, un grande lui. È scomparso un grande lui. Ma così? Ma scusa, ma... Signori del mare, hai completato signori del mare. Ma scusami, ma dai termo se gli si apriva il portale. Ma... Vabbè, oggi sono stronzo. Ha sbloccato signori del mare, quindi lo sblocco... Non era lo scafo, cos'era l'altra cosa, la pistola? Andiamo verso sud, facciamo l'ultima missione e andiamo all'avamposto. Yo-ho, yo-ho, slide, slide, slide. Ovviamente noi cosa dobbiamo avere? Il vento con, però mica ci chiamiamo pirati. Sì, mamma mia. Allora, un po' vicino voglio. Quindi ora abbiamo lo scafo super mega figo, wow. Non lo so. Stavo volendo controllare, ma ho ripreso di nuovo tutte cose. Ok. Prove di avventura. Storico del pirata. No, questo qui. Non me lo fa vedere graficamente a me. Ah, boia, ragazzi, ho preso tutto di nuovo, scusa. Fatto poco fa l'ho fatto. Ah, perché ne reputazione, mortacci, storie assurde, signore del mare. Ah no, ci ha sbloccato i cannoni. Non l'hai visto che io non ne sto capendo. Completa l'impresa della prova aumenta la fama attuale. Imprese completate. Vedere, dire del pirata. Reputazione, storie assurde, signore del mare. Signore del mare. Signore del mare. Ah, ok, l'ho qui. So cos'è. Ah, oh, oh no. Un paio di cose. Questa cosa non le fa. Ma tu sei nelle prove di avventura? No, ho cambiato quando ho visto tu, non ti preoccupare. Visto che tu stavo vedendo altre cose. Cioè vado in reputazione. Reputazione. No. Ma cacchio è? Reputazione, era giusto, reputazione è la prima, storie assurde. Ok. Cacchio, non lo vedo, signore. Eccolo qua, signore del mare. Ah, ma questo come si fa? Ottieni onorificenza vita da eterno. Onorificenza leggendaria completa tutte le onorificenze di signori del mare. Questa invece cosa? Completa tutte le onorificenze delle storie assurde Sea of Thieves vita da pirata. Distruggi, ok. Queste 4 navi su 20, cioè 20 navi da cosa, sono toste.
se ce la giastravamo meglio si poteva fare. Secondo me se avevamo un galeone si poteva fare. C'è un galeone, un vascello quello che è. Con un vascello andavamo che spediti con una bellezza. Che tre colpi, basta che siano due cannoni, tre colpi si fanno facili. Ora questa isola è bella grande, quella davanti a noi dovrebbe essere. In questa ci mancano tre cose. Dovrebbe essere bella. Perché il resto dove vado? Ci dovrebbe essere quattro casse. Ah, quattro casse. Alla prima cosa c'è da fare? Abbiamo fatto una sega. Scopri cosa succede ai pirati che tradiscono altri pirati. Restituisci un tesoro al suo legittimo proprietario. Proprio un modo per aprire la porta di una nave chiusa a chiave. Scopri il segreto di Sailor's Grave. Ai diari che non abbiamo trovato. Altri diari. Fai tutte le onorevoli scende di vita da pirata. Ok. Nebbia in memoria. Cos'è nebbia in memoria? Ah ok, devo fare tutte le onorificenze in questa storia e ci dà la vela. C'è un oggetto che brilla lì. Ma ha sbloccato il boccale. Ho toccato la pistola del merda. Ho bloccato i cannoni, ok. Ma lo scafo che è tantissimo. Dalle immagini sembra bello, poi da addosso non lo so però. È come la mia pistola, tutta corallosa. Pirati, sì, pirati, i cannoni li voglio vedere appena arriviamo alla cosa. Quello davanti a noi. Ah, stai facendo la mappe. T'ho detto, da mezz'ora te lo dico. Stavo leggendo le cose dei pirati. L'ancola, 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 l'ancola. Se riusciamo a scamparla. Ma voi ragazzi, siamo lontanissimi. No, mi posiziono meglio, tu intanto inizio a cercare. Basta. Allora, capito, ma cosa da dire? Sono forte, sì. Ti levi di culo. Grazie. Da che lato siamo? Da quello sinistro? Non potevo parcheggiarla meglio. Oh Marcaspio, c'è dei nemici base. Oh Marcaspio. Ecco, che si soffavamo.
Ah, sto andando al mio stesso punto, allora io faccio. Ah no, non sto andando lì. Ma qui cosa c'è? C'era un forziere lasciato qui libero. Forziere di merda che vedo. Sì, forziere qui. Non di merda. È brutto. Merda. Via fantasmi, che male. No, prenditi questa cassa. Io cerco l'altra. Va bene. Voglio dire. Tutte casse di merda. Con l'arpione. Samuel. Riesci a prendere quell'altra cassa lì. Perfetto. Non so cosa ci sia dentro. Ma ti mollo anche questa. Questa qui. Soldi. Signora, non si pari, mi raccomando. Chi si pare un figlio di puttana, ricordatelo sempre. Lo dicono spesso. Fantasmata. No, va. Qual è questa mappa di merda, per cortesia? Che raggio! A voglia! Anche me, anche me! Ma ti sembro lì! Pensavo fossi più alto! Ah, c'è un Batflag! Fa piacere che ci siamo. Se lo mettiamo qui. Non volevo fare questo. L'ho buttato in acqua, mamma mia. E forse pirla. Dobbiamo andare là un posto più vicino e a nord est. Quindi giriamo verso il nord-est. Vero. E partiamo. Portami a Bel Air. Ma porca. Bella questa partenza. Perché era proprio appiccicato all'isola. Talmente veloce abbiamo sfondato. Vedete. La posto ti stai meglio. Che bello il mare del Sea of Tieves.
ora abbiamo il vento in poppa. Quella perfetta. Ah, guarda come vestita, mica bene. Siamo sicuri che quello sia un posto. Controllato. Ah, sì, ah, è quello con le passerelle, vabbè. Quello da dove siamo partiti, eh. Preparati con la vela. Ma ah, era alle 21 Italia Be. Non volevo il calcio. E ancora non è finito, sono le 20. No, ancora no. Dobbiamo trovare il porto, eccolo lì un porto. Sì che dovrebbe essere finito. A voglia, un'ora e mezza dovrebbe durare. C'è dalle 21. Vai, diminuisci fino a fermarti. Levo tutte, eh? Dai, leva, leva. Dobbiamo arrivarci con la velocità, forse. No, mi sa di no. Beh, cosa mai ci spostiamo con rampino? No, 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 ci spostiamo con rampino. Siamo arrivati, beh. Tac. C'è qualcosa che brilla lì. Non ci sono i barili. Tu inizi a vendere, va, che io vado a cercare che cacchio è quella cosa che brillava rosso. Tendaiolo. Eccolo là, il tendaiolo. Tendaiolo a lei. 180 de- wow. Mazza e merda. Ah, sono scomparsi. Devi aver visto una cosa rossa. Una cosa rossa che brillava. Vabbè. Ma si è allontanato, ecco perché. Ma dobbiamo andare al molo più avanti effettivamente. Era quello importante, però. E non sapevo. Poi faccio il giro con la nave. Ma oh, potrebbe vai dritto, non devi fare giro. Se vado dritto? Ok. Stoppa, stoppa. Peri.
di affiancamento, ragazzi. Cos'è? Tiro l'ancora. Devo tirarlo un po' prima. E l'avevamo posto quello noto, tra l'altro. T'ho detto che era quello dove siamo partiti. Siamo ritornati all'ovile. Mazza. Valevano troppi sti forzieri per averlo fatto di praticamente quasi passaggio. Ci eravamo molto vicino. Dove andava venduto questo con la polvere da sparo? Alla tizia dei ricercatori della gilda qui. Tu lo volevi? No. Tu lo volevi? Sì. Scusa. Vado a prendere questo. Prego. Vado a vendere un tendaro. Oh, ci ha dato di più il teschio e le cose che non erano voluti da prendere. E la cassa stessa dove abbiamo trasportato le cose. Non c'era più niente, giusto? No, senta, vediamo. Ma si è lasciato qualcosa qua davanti? No, non c'era più niente. Fammi vedere sti cannoni come sono. Rango 2 cacciatori di manufatti perduti. Non devo andare qua, scusami, c'ero lo sbagliato. Che storia, brillano nel buio. Spegni la torcia, che bello. Sì, sì, li vedo, non ti preoccupare. Ma bellissimi. A vederli al giorno. Ah, ma gli sono belli, cavolo. Guarda che brillano, c'è un po'. Non mi piace questo giallo che c'è qua sopra. Il giallo sì, è un po' il cacchio effettivamente. No, oh, sono belli. Carba che brilla. Vabbè, già finito qui. Hai chiaramente preso il pezzettino della puntina. Che vuoi, un cacio di niente? Devo finire tutte le missioni bene per fare avere altre cose. L'equipaggio. Affonda la nave. Sì. Addio nave con i cannoni belli. E che bello che scendono ancora i cannoni sott'acqua. Insieme alle torce. Sta calando davanti. Ora sta ruotando. Cosa succederà? È affondato. Ed è così che arrivò Jack. E proprio dei Caraibi. Boh. Ciao, tante care cose, Quando possiamo rivendere le cose con le munizioni? Vediamo. Ma sono vuote in teoria, le ho svuotate nella nave. Vediamo se lo vuole. No. Perché mi dice che è stata venduta da questa mercante. Giustamente. Questa è fantasmosa invece, sta la vuole? Questa gli piace, Non ci ha dato niente però. Vabbè,
Un bacio alla mamma e cale fuori.